Sant'Alfonso Maria de Liguori, nell'inferno non si ama. Prima di diventare un grande santo, Alfonso Maria de Liguori, nato il 27 settembre 1696 nei pressi di Napoli da una famiglia nobile, è un bambino prodigio. Del resto il suo nome, Alfonso, significa appunto valoroso e nobile. E lui fu all'altezza del suo nome. Già a 12 anni dà prova delle sue qualità straordinarie. Supera l'esame di ammissione all'università, poi diventa il miglior avvocato della città, con la meritata fama di non perdere neppure una causa. Arriva però il giorno in cui perde una causa importante e si rende conto di come i cavilli giudiziari possono dare ragione a chi in realtà aveva torto. Deluso e amareggiato dalla giustizia umana, decide di lasciare l'avvocatura per dedicarsi al Signore. Nel 1726 diventa sacerdote e dedica tutto il suo ministero ai più poveri. Molto intensa è la sua attività di predicatore e di confessore. 4 anni dopo, durante un riposo forzato vicino ad Amalfi, Alfonso si trova a discorrere con alcuni pastori e si rende conto di quanto grave sia il loro abbandono umano, culturale e religioso. Decide quindi di lasciare Napoli per recarsi presso l'eremo benedettino di Villa degli Schiavi, vicino Caserta, dove fonda la Congregazione del Santissimo Salvatore, poi Congregazione del Santissimo Redentore. Alfonso ama insegnare e predicare gli umili con semplicità, utilizzando anche metodi innovativi come la musica, su ad esempio la composizione del celebre canto Tu scendi dalle stelle. Negli ultimi anni, quasi completamente cieco e sordo, ripete spesso, rivolto al crocifisso, Signore, non mi mandare all'inferno, perché nell'inferno non si ama. Muore il 1 agosto 1787. A lode di Dio.